L'apertura della scuola, orario ridotto, e da oggi il plesso centrale si alterna nei doppi turni. Per chi lavora è un grave disagio lasciare al lavoro e venire a quest'ora a lasciare i propri figli. I ragazzi che fanno solo 2 ore di lezione effettiva, doppi turni massacranti perché o si inizia alle 8 o si entra alle 11, quindi è una cosa insostenibile, dove siamo pure è impossibile anche posteggiare, e per chi lavora ovviamente non è una cosa fattibile. Attendiamo questo famoso sopralluogo e anche noi stiamo cercando, insieme al preside, al vicepreside e a tutti noi docenti, di accelerare la situazione, ma in realtà purtroppo ad oggi l'unica novità è che ci hanno inviato le certificazioni degli impianti e hanno tinteggiato, però restano tutti gli altri lavori da fare. Sono le 10.30 e davanti alla scuola Marconi, una folla di genitori, alunni e insegnanti si è riversata in strade e sul marciapiede. Macchine in doppia fila per accompagnare gli studenti che inizieranno le lezioni alle 11 e finiranno alle 12.30 e riportare a casa chi invece ha iniziato alle 8 ed uscito da poco. Chi frequenta l'istituto comprensivo statale, abituato da anni a disagi e problemi, difficoltà che sembravano essersi risolte all'inizio del 2018 attraverso un accordo tra Comune e Area Metropolitana, accordo che però ha trovato numerosi ostacoli burocratici anche all'inizio di quest'anno scolastico. Sono arrivati a un accordo, quindi una sorta di protocollo di intesa tra le due parti, in cui il Comune concede il primo piano di un plesso scolastico di scuola media, la Voitigua, all'area metropolitana che lo usa per una scuola superiore, e in cambio l'area metropolitana fa i lavori di manutenzione, diciamo di ripristino dei locali della nostra ex scuola internazionale, cioè della nostra succursale. Ma quello che manca ancora è la revisione degli impianti. Impianti cioè idrico, elettrico e fognario. Sia l'area metropolitana che il comune hanno l'interesse a che ovviamente si sblocchi la situazione, ma intanto sino ad oggi registro una situazione di stallo.